Oggi sono stato in carcere, non come faccio di solito nella veste di avvocato, ma come cittadino che indaga sulle problematiche che vi sono, sia per chi deve scontare la pena, sia per chi vi lavora. Il nome del carcere non è importante perché le problematiche che vi ho riscontrato sono purtroppo presenti in gran parte delle carceri italiane. Quello che è importante però è quello appunto che ho visto, ho trovato e che ho ascoltato. Sono entrato nelle viscere di questo carcere, dai padiglioni alle cucine, dal reparto sanitario a quello riservato alle attività ludiche. Ho avuto modo di parlare con tutti gli attori che lo animano, dai carcerati alle guardie penitenziarie, dal personale medico ai volontari. In questo caldo ho visto 7, 8, addirittura 9 persone in una cella, dove al massimo ci devono essere 4 persone. E con questo caldo, senza alcun ventilatore, appunto, c'erano dalle 7 alle 9 persone. Docce che non funzionano, lamentele su chi dovrebbe adottare un provvedimento dal quale dipende gran parte dal proprio futuro e cibo non cucinato bene, sono state le critiche più gettonate. In tanti però hanno lodato le guardie, tra virgolette, perché almeno li ascoltano. Nonostante i corridoi fossero dei forni, ho mai dato l'impegno di chi vi lavora o vi fa volontariato. Personale medico, guardie penitenziarie e volontari sono chiamati a fare più di quello che il proprio compito impone, perché le risorse mancano, così come gli spazi per realizzare luoghi dove poter imparare un mestiere o fare cultura. Loro però, attraverso il proprio supporto, attraverso il proprio spirito di abnegazione, attraverso anche il proprio cuore, non fanno mai mancare quell'umanità che fa tanto bene tra quelle mura. Parlavo di cultura, sì, proprio la cultura, perché fino a quando questa sarà assente nelle vite di chi vi entra è garantito che una volta usciti ritorneranno di nuovo dentro. La cultura può e deve essere presente nelle vite di tutti. La cultura, a mio avviso, è un'arma formidabile affinché i cittadini non usino le armi della illegalità, sia come possibilità anche di evitare che si inciampi di nuovo. Cultura che deve essere fatta propria sin da ragazzini nelle scuole. Orbene, dopo decenni di tagli alla scuola, quale tipo di cultura noi abbiamo insegnato alle giovani generazioni? Quale tipo di civiltà è stata loro data come esempio? Ma soprattutto, uno Stato che taglia sulla cultura è uno Stato che taglia sul proprio futuro. Ma cosa dice la nostra Costituzione? Dice che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Orbene, a questi cittadini che hanno avuto un momento di inciampo, quale tipo di possibilità viene poi dopo loro data, sia all'interno del carcere, sia fuori? Ricordo la pena per la nostra azione. Che tipo di rieducazione c'è nel permettere che in uno spazio dove dovrebbero esserci quattro persone, in realtà ve ne siano nove? Nel permettere che i diritti di queste persone non vengono rispettati? Che tipo di futuro c'è se si umilia così queste persone? A mio avviso, il carcere rappresenta il cuore dei problemi di una società. E la cultura da sola non basta. A mio avviso, a fianco alla cultura ci deve essere il lavoro. Sì, perché il lavoro è l'altra condizione, a mio avviso, necessaria affinché innanzitutto si faccia un'opera di prevenzione affinché appunto le persone non entrino più in carcere e soprattutto per far sì che una volta uscite dal carcere non si rientri più. Il lavoro deve essere dignitoso. Oggi la parola dignità a fianco alla parola lavoro, riuscite a coniugarla? Io credo che questo sia molto molto difficile. Quindi l'emergenza delle carceri è un'emergenza che va oltre le stesse strutture. Quando sono stato in questo carcere, come hai detto, io sono entrato proprio nelle viscere dello stesso. Ho visitato i padiglioni, le infermerie, le cucine, le sale dove si svolgono le attività ludiche. E sia i carcerati, sia il personale che vi lavora al suo interno, all'interno del carcere, soprattutto sia coloro che svolgono attività di volontariato, apro e chiudo una parentesi, nelle carceri il terzo settore è un settore molto presente. Lamentano la mancanza di spazi e di risorse, spazi per dare possibilità di insegnare un mestiere, di poter fare dello sport, di poter socializzare attraverso cineforum, attività di teatro.
e soprattutto mancano le risorse. L'Italia è il paese, a mio avviso, delle leggi più belle. Sulla carta l'Italia vanta delle leggi bellissime, però la legge, anche la più bella, ha bisogno delle risorse. Senza risorse, le intenzioni belle, tra virgolette, della legge non trovano attuazione. E anzi, questo suona doppiamente come una beffa. Pertanto, se vogliamo oggi risolvere il problema delle carceri, bisogna puntare sull'attività di prevenzione della cultura e del lavoro e poi dopo bisogna far sì che realmente la pena abbia una funzione rieducativa e non bisogna mortificare chi all'interno delle carceri deve scontare la pena e chi al suo interno presta il proprio lavoro o la propria attività di volontariato.